Buongiorno. Allora Marco, abbiamo preso il pick-up, gli abbiamo tolto il portellone come dalle foto precedenti e adesso ci avviamo per caricare la cellula abitativa e portarla nella nuova dimora. Ecco, com'è il tuo programma di oggi? Bene, prima di tutto buongiorno amici. Come avete visto dalle prime riprese del preliminare, quindi tolto il portellone, andiamo a caricare la cellula nel rimessaggio, quel rimessaggio che è nella zona di Movassana, che è Genova Nord, per chi non è pratico di Genova, che ci ha ospitato gentilmente perché il locale dove andremo a rimessare la cellula non era ancora pronto. Quindi il programma è questo. Quindi andiamo a caricare la cellula, che è un'occasione, faremo vedere così molto lentamente tutte le fasi di carico e poi di scarico della cellula una volta arrivati nel nuovo sito, in modo da dare una ripassatina, magari dove in qualche filmato non è stato fatto vedere in modo così evidente, far vedere tutti quei particolari dai golfari, dai tensori, il fatto di come fare retromarcia per andare lentamente sotto la cellula per andare a caricare, togliere i sollevatori, diciamo, e partire in tranquillità. Poi, quando saremo nella nuova sede, faremo l'operazione contraria. Bene, partenza. Partenza. Ok. Qua l'ingresso, ci sono alcune macchine che di solito non ci sono, però è un ingresso abbastanza agevole tutto sommato. E poi pian piano troveremo sulla nostra destra la discesa che ci porterà giù al capannone. Siamo arrivati e niente, adesso scarichiamo appunto la cellula e vi facciamo vedere tutti i vari passaggi al contrario. Nel frattempo potete notare anche il locale, diciamo, per se stesso, quindi abbiamo disponibilità di ospitare più di qualche cellula e di conseguenza operare magari sulle cellule anche nel modo di apporre magari vari accessori, modifiche e così. Quindi abbiamo i nostri golfari nella parte
anteriore della cellula, vi domandate perché due golfari. In realtà se ne serve solo uno. Il primo era quello in fase di produzione, si stava prendendo delle misure con un altro pick up, di conseguenza è risultato meglio poi provvedere con un golfare più esterno. Quindi questi sono i golfari con i tensori a penzoloni in questo momento, dal momento che la cellula è già stata scaricata, e il suo attacco delle luci che va inserito nell'attacco di traino. Mentre nella parte anteriore vediamo i golfari, cioè meglio, siamo nel cassone prima di tutto. Quindi andiamo dal pick up, abbiamo appunto la barra che porta i due golfari installati per l'attacco posteriore, mentre per gli attacchi anteriori i due golfari, in questo caso abbiamo lasciato ancora, ecco qui, la catena con relativo gancio, eccoli, e naturalmente fissato sulla barra in inox, il quadrale in inox, che a sua volta è fissato sul cassone con un perno che passa il cassone per fissarsi sul telaio. Questo naturalmente sia parte destra che parte sinistra. Diciamo che in 20 minuti una cellula Antares, che quindi è una cellula di una certa proporzione, di una certa grandezza, si installa, ecco, quindi non basta quel minimo di attenzione, quindi ricordarsi di fare delle determinati passaggi prima e altri dopo. Naturalmente adesso la cellula è fissata, è alzata con i suoi sollevatori. Noi per sicurezza, visto che magari si fa fare qualche lavoro sopra la cellula, metteremo nella parte sotto il corridoio dei pallet. Mi raccomando, se fate lo stesso, ho un carrello per spostamento adeguato, ho dei pallet che siano pallet di una certa consistenza, non quelli da cassetta, ma quelli proprio industriali che si usano con i muletti per lo spostamento. Bene, approfitto di questo momento per dare un aggiornamento alla situazione. Bene, siamo appunto arrivati qui nel nuovo locale e di conseguenza poi ci sarà modo per potervi farvi vedere alcuni accessori. Però siamo arrivati a un punto di aggiornarvi su quanto riguarda per esempio il sito. Ci sarà un nuovo partner per quanto riguarda i viaggi, che si unirà a quello del Tropico del Camper, che è la Travel Device, e quindi lo troverete fra una decina di giorni circa disponibile sul sito del DP Camper nella sezione partner. A breve si partirà per l'Islanda in una scoperta. Non andremo col pick up per il momento, ma andiamo in una scoperta per andare a vedere alcuni posti diciamo forse meno frequentati, ma più che altro per farvi vedere e per informarvi dei vari costi, dei vari passaggi, cosa è meglio o non meglio fare. Ecco, questo per dare un primo sguardo a questo fantastico paese. Dopodiché al ritorno siamo in ritardo sulla tabella di marcia, perché si andrà in fiera a Parma. La fiera inizia dal 7, mi sembra dal 9 al 17, 7, 9 al 17, e io ci sarò presente il giorno 11 nel pomeriggio. Ci sarò quindi giorno 11 nel pomeriggio, mi trovate nel solito posto, nel posto dove mi avete visto l'anno scorso, sul vialone d'ingresso Parma Ovest.
in modo diciamo abbastanza identificabile, pick-up rosso con cellula Antares. Questo è dunque, non è detto che da questo preciso momento, sino alla fine di questo mese di agosto, magari venga fatto un altro video per altre situazioni tecniche. Però per il momento siamo qua e adesso bene. Bene, dal nuovo sito di Picamp vi salutiamo. Volevo farvi notare appunto la ricerca del locale dovuta appunto alle esigenze di questo tipo di ingresso, quindi l'ingresso molto alto, per poter usare con mezzi non solo camper, non solo cellule, ma anche mezzi speciali come l'Unimog o, come ci hanno chiesto, anche una corriera da allestire come camper. Questa è l'esigenza. Quindi il locale, diciamo, si predispone in modo ottimale per questo tipo di lavorazione. Bene, amici, con questo concluso, saluto a tutti, ciao.